qualcosa come 58 minuti e 42 secondi e 6 secondi per dire che queste due squadre sono in parità. Da quello che si è visto questa sera sarebbero due squadre che meriterebbero in uguale proporzione, però c'è una squadra che ha comandato il campionato dalla prima all'ultima giornata. Questa squadra si chiama Saima e questa squadra merita un premio per quello che ha fatto, probabilmente non è detto ancora che lo riceva. Deve ancora resistere per 55 secondi Bobo Berauk a giocare le ultime cartucce in avanti. Attenzione Gaetano Orlando davanti alla gabbia, copre molto bene, libera la zona. Adesso Bill Stewart, 19-21 secondi di gioco, Boltano è senza portiere, Boltano è senza portiere, attenzione Ron Flockhart, sono gli ultimi 30 secondi di questa partita, attenzione Flockhart va ancora verso Zagnier, Boltano è senza portiere, Boltano ancora una buona occasione davanti a Zagnier, ferma Bragnano, mancano 20 secondi a questa partita, tocca Vecchiarelli, Boltano sta giocando ancora senza portiere, ferma Stewart, sta per Bragnano, la gabbia è vuota, Bragnano il tiro è fuori, ma mancano 8 secondi, Vecchiarelli il tiro, 4, 3, 2, 1, Milano è campione d'Italia, Milano è campione d'Italia, dopo 31 anni, Milano è campione d'Italia, dopo 31 anni, Milano è campione d'Italia. Dopo 31 anni Milano è campione d'Italia e scusate questo sfogo, scusate, ma quello che abbiamo accumulato a livello di tensione in questa partita non ce lo dimenticheremo mai, il forum questa sera non ce lo dimenticheremo mai, quello che sta avvenendo in questo momento sul ghiaccio non ce lo dimenticheremo mai. 17 febbraio 1960, 7 a 4 dei diavoli sul Bolzano Oso. Oggi 2 marzo 1991, 31 anni dopo Milano è campione d'Italia con una squadra che si chiama Hockey Club Milano Saima, ricordate questo nome, è il nome dei campioni d'Italia 1991. I campioni d'Italia 1991 sono Mike Zagnier, Marco Capone, Bill Stewart, Bob Manno e Daniel Fascinato, Gerard Cerci e Gianfranco Dino, David Tomassoni e Paul Beraldo, Kevin Lavallée, Mark Johnson, Tony Fiore e Gio Foglietta, John Vecchiarelli e Maurizio Vacca, Rico Rossi e Marco Favalli e Richard Bragnalo, colui che ha regalato lo scudetto a Milano. Milano adesso va incontro ad una festa che sarà da ricordare, una festa che solamente in occasioni calcistiche forse sarà dato modo di vedere. Il ghiaccio del forum è in questo momento assolutamente invaso dal pubblico che sta tirando fuori scudetti e tante altre...